Il traguardo è dietro l'ultima curva, che può presentare ancora delle insidie. Forte di un campionato splendido e del quinto posto in classifica, non ha problemi il Tau, che ospita lo Sporting Trestina, formazione umbra che veleggia a metà classifica. Al comunale di Altopascio ci sono le premesse per una partita divertente. Una sola novità di formazione rispetto a quella che ha sbancato Poggibonsi: Bruno al posto di Bernardini. Tau completa Maranto, ospite in bianco con banda trasversale nera. A brivio perentorio del padrone di casa, che la sbloccano in modo sollecito. Azione insistita al limite dell'area, col pallone che capita sui piedi di Zini, ficcante conclusione di esterno destro che non lascia scampo al portiere Fiorenza. Seconda rete consecutiva, la terza stagionale per il numero 4 altopascese. 1-2 da K.O., perché subito dopo il Tau raddoppia. Il pallone arriva sul sinistro di Capparella, che da pochi passi non si fa pregare, ma soprattutto non sbaglia. Undicesimo centro stagionale per il forte trequartista di Venturi. Mazzata terribile per il Trestina, che fatica a reagire. Dofà al 25esimo con un'azione che si sviluppa sulla destra e pallone a seguire per Soldani, che impegna Di Biagio in una bella parata. Il resto è controllo del Tau e gestione con padronanza della partita e folate di vento a tratti impetuose che non consentono di giocare in modo adeguato. Ma tant'è, sappiamo che questa è la componente atmosferica peggiore. A riposo è confortante 2-0. Eolo protagonista anche in avvio di ripresa, gran botta di Bruno, sulla quale Fiorenza pasticce e rompe Malva, ma la rete è da attribuire al numero 27 e non al 19enne puntero pugliese, che quindi non va in doppia cifra. Grandi meriti di un bel Tau, ma Trestina che francamente pare in versione Gita Pasquale. Il poker è servito quando ci si avvia al 90esimo, angolo battuto in modo mirabile da Capparella sul primo palo, dove sbuca il solito Meucci che di testa, specialità della casa, mette dentro il 4-0. Non c'è recupero, ma solo la franca vittoria del Tau, che consolida la posizione playoff e può guardare con fiducia allo scorcio finale del campionato. Ora la breve sosta pasquale si riprenderà domenica 7 aprile ore 15 con la 30esima giornata, che offrirà come piatto prelibato il derby del Carraia Givi Borgo Tau Calcio. E scusate se poco.